Ok, ascolti, non è possibile. Siamo qui fuori con mia figlia e il cane. Non, cosa significa non possiamo più entrare in casa? Non se ne parla. C'è tutta un'altra parte buona della casa. Il piano di sopra qui, che non è stato toccato. Insomma, qua anche lo scantinato mi va bene. Dobbiamo dormire noi. Mi spiace, signora, ma non potete. Che significa non potete? Non è solo un problema del tetto. E non è solo un buchetto. Purtroppo, tra il tornado e l'impatto, molte tubature si sono distrutte, così come alcune colonne portanti della casa. Non possiamo farvi dormire in un luogo nel quale c'è il rischio che cada. Ok, lo capisco, ma che cosa possiamo fare? Insomma, non ci avete dato nemmeno un hotel, non sappiamo dove passare la notte. Senta, mi dispiace, signora, ma io non sono di quel reparto. Quello che posso fare è provare a sistemarvi la casa il più presto possibile. Va bene, ho capito, con lei non ci posso parlare, grazie mille. Anzi, mi dispiace, sono solo un po' arrabbiata. Grazie mille. Vieni qui un attimo. Mamma, perché non stiamo andando a casa? Te lo spiego tra un pochettino, ok? Adesso ho bisogno che tu resti in macchina. Tu assieme a Copernico. Vieni, Anthony, metti Copernico a fianco alla bambina, così magari stanno tutti e due assieme. Ecco, si tengono per le coccoline. Ecco, perfetto. Anthony, vieni qui un secondo. Che cosa facciamo? Cosa facciamo? Non posso far passare la notte fuori alla nostra famiglia, mia figlia, nemmeno al cane, nemmeno a noi. Allora, abbiamo tre opzioni. O è arrivato il momento di comprarci casa, o dormiamo in macchina, o andiamo dalla polizia e vediamo che cosa possono fare per noi. La polizia, che cosa potrà mai fare la polizia? Allora, senti, io proverei ad andare in banca. Magari se abbiamo abbastanza risparmi ci faranno fare il mutuo, chiederemo quel prestito e avremo finalmente la nostra nuova casa. E poi questa la venderemo appena sarà riaggiustata. È l'unica nostra buona opzione, diciamo, se poi non ci resta nulla andremo per le altre due. Ok, venite che non posso lasciare nessuno in macchina, non voglio che succeda qualcosa di brutto. Lucy, andiamo. Tu prendi Copernico. Io davvero ho una speranza su questa banca. Non so se ci accetteranno, però io lo spero davvero. Salve. Buongiorno. Ma dobbiamo prendere fogliettini, bigliettini? No, no, c'è solo la fila. Oh, eccolo, eccolo. Salve. Sì, buongiorno, come posso aiutarvi? Allora, siamo qui per chiedere un mutuo. Capisco che non sembriamo le persone più adatte in questo momento, ma le giuro che siamo degli ottimi cittadini. Un mutuo, mi dice. Beh, avrò bisogno di un paio di informazioni. Sì, certo, tutto quello che vuole. Avete già chiesto un prestito qui prima? No, no, questo è il nostro primo prestito. Peccato. Che lavoro fate? Allora, siamo youtuber in realtà. Sì. Ah, ma è un hobby? No, è il nostro lavoro. Abbiamo anche dei risparmi, no? Controlli il nostro conto. Capisco. Allora, come dire? Per avere un prestito avete bisogno di dei contratti di lavoro e quindi non possiamo concedervi prestiti. Quindi mi faccia capire, non fa prestiti agli YouTubers? Forse. Oh mio Dio, ci scusi un attimo, Anthony. Dobbiamo trovarci un cavolo di lavoro, te ne rendi conto? Un altro lavoro, oltre ad essere YouTuber, pure un altro lavoro, perché questi qua non accettano. Oh mio Dio, cosa facciamo? Allora, ok, se entro oggi troviamo un lavoro e un contatto, forse possono farci questo prestito. Lo so, ma noi abbiamo un lavoro, lo so, ma loro credono che non sia un lavoro vero. Ma come faremo col cagnolone e la bambina? Dovremo portarceli, Anthony, facciamo una cosa. Abbiamo più possibilità di trovarci un lavoro se io e te ci dividiamo, ok? Magari riusciremo a trovarne anche due. E ci daranno il prestito pure prima, quindi. Giusto, giusto. Ora tu ti terrai il cane e io mi terrò Lucy e andiamo a mandare i curriculum a chiunque su Barry, va bene? Posso aiutarvi in altri modi? No, no, la ringrazio. Arrivederci. Ok, Anthony, senti. Allora, questa macchina la tengo io. Tu ti prendi quella che ti ho regalato io, va bene? Ti accompagno a casa a prenderla. Dopodiché ci divideremo e ognuno farà la propria ricerca. Se tutto va male, siamo costretti a vendere pure le macchine per poter prenderci una casa. Ok, allora proviamo con il bar. Sono sicura che secondo me troveremo il nostro posto qui. Tesoro, dai, andiamo, non ti posso lasciare in macchina. Ti comprerò, magari, non lo so, la vuoi una ciambella? Ti posso prendere una ciambella e poi posso lavorare qua per oggi, va bene? Ma io voglio tornare a casa, lo so, tesoro, anche io, ma non possiamo tornare a casa ora, ok? Dai, coraggio, dobbiamo essere forti almeno per oggi. Salve, senta, le devo chiedere una cosa. Ecco, Lucy, stai qua, mi raccomando. Che posso servirle oggi? Allora, in realtà vorrei che lei vedesse come lavoro. Oggi, per una giornata intera, gratis. Ma se vado bene, può pensare di assumermi, che dice? Che strana proposta.
Però mi piace il tuo modo di pensare. Sei fortunata che sono accorto di personale. Ok, perfetto. Un'ultima cosa, ho qua mia figlia, le pago una ciambella e un succo di frutta, va bene? Oh, ok, perfetto. Allora, non la posso lasciare da nessuna parte mentre lavoro, perciò tesoro, stai qua, ok? Mentre il signore ti porta la ciambella, anzi, te la porto io. Mi devo mettere i vestiti del mestiere, ovviamente, non è che posso lavorare così. Ok, perfetto. E siamo pronti per lavorare. Ehi, guarda Jenny, c'è una cliente. Oh, sì, certo, assolutamente. Salve, cosa posso servirle oggi? Scusi. Mamma. Lucy, sto lavorando, per favore. Che cosa c'è? Cosa c'è? Vorrei, sì, mi dica. Ho finito il succo, ho sete, ora ti porto una bottiglietta d'acqua, va bene? Sì, allora mi dica, vuole un consiglio su che cosa abbiamo oggi? No, ora, Lucy, mamma mia, sto lavorando. Per favore, te la porto adesso la bottiglia, ok? Un secondo. Mi scusi, sì, sa, purtroppo c'è questa bambina. Comunque, stavo dicendo. Un caffè e un cornetto, grazie, ottimo, grazie. Allora, la cliente ha chiesto un caffè e un cornetto. Ok, perfetto. Un caffè dovrebbe essere facile da fare. Sì, l'ho fatto un sacco di volte. Mamma, non mi dà attenzioni, mamma! Oh mio Dio, la bottiglietta d'acqua. Sì, ci sono. Tanto cielo, Lucy, tieni la tua acqua. No, le sto dando il caffè. Volevo dire l'acqua. No, le ho dato il caffè, Lucy, vieni qui. Ragazzi, è troppo difficile. Tieni l'acqua. Buono, cosa fa? Lucy, non è per te, per favore, dammelo. Ti prego, Lucy, mamma mia. Tieni questo devi bere, ecco qua. Mi sento energica. Oh mio Dio, che cosa ho fatto. Ecco a lei il cornetto. Senta, sta arrivando un secondo il caffè, ok, lo devo rifare. Non pensavo ci volesse così tanto per una colazione. Sì, mi dispiace, ci scusiamo per l'inconveniente. Che fine ha fatto Lucy? Oh mio Dio, è lì, di fronte al muro. Mamma mia, non so cosa sta facendo. Allora, un altro caffè. Ok. Ecco a lei il suo caffè. Spero le piaccia, lasci una buona recensione sul nostro sito. Ragazzi, manco 10 minuti che sto lavorando, forse. Lucy, cosa vuoi fare? Mi spieghi che cosa c'è? Perché sei così energica? Ce ne andiamo, sto lavorando. Mamma, lavora così noi possiamo tornare a casa. Sono stanca. Ce ne andremo presto, ok? Devo solo finire il mio lavoro e soprattutto voglio vedere se la cliente è soddisfatta. Guardi, io la pago, ma il servizio era pessimo. No. La ringrazio per il suo feedback. Era solo in prova. Dannazione, Lucy, stai un secondo qui. Salve, com'è andata la prova? Non penso che questo sia un buon posto per lavorare con una ragazzina. Lo so, però mi serve pure un lavoro. Penso che quello che abbia detto la cliente sia abbastanza autoesplicativo. Sì, va bene, grazie. La ringrazio per avermi dato una possibilità. Buona serata. Lucy, dobbiamo trovare un altro posto adesso. Mamma mia, andiamo a vedere, magari Anthony l'ha trovato un lavoro. E quindi? Quindi ora andiamo a trovare papà. Sbrighiamoci. Ora a casa. No tesoro, purtroppo ancora non a casa. Oh santo cielo, che sta succedendo Anthony? Oh. Tesoro, tutto ok Anthony? Ma sei tutto sporco, che stai facendo? Niente. Non ci capisco niente. Ma tu non hai mai fatto il meccanico, ma che fai Anthony? Grazie mille per provare a fare anche i lavori che odi, però non c'è bisogno. Ho provato a chiedere di fare il meccanico qui, ma le mie nozioni di base non bastano. Ok, facciamo così. Tu cerchi da un'altra parte, io non sono stata presa al bar. Ma ho un'altra idea, visto che faccio nuoto, so nuotare. Posso fare la bagnina, almeno qua su Barry, no? Come sta andando col cane, Lucy? Mi sta dando dei problemi, mi dispiace, è stanca, vuole andare a casa, ma non possiamo. Basta che gli dai un osso e una bistecca, certo fa un po' di cacchina, però è normale. Va bene, ciao tesoro. Sì, salutala, magari si riprende se vede a te. Comunque, ora proviamo a cambiare lavoro. Buona fortuna tesoro, a dopo. Andiamo a provare a fare i bagnini. Ok, Lucy, possiamo fare una giornata al mare, se io ottengo questo lavoro, anche più di una. Allora, andiamo qui e ora chiederò al bagnino mare, sì, se possiamo, se posso, insomma, stare qua. C'è un bagnino in questa spiaggia? Aspetta un attimo, magari è nell'altra torretta. Ah no, eccolo lì, perfetto, ok. Lucy, ti metto sotto quell'ombrellone, va bene? Poi ti faccio cambiare, ci mettiamo il costumino. Ecco, perfetto, vieni qui, ottimo. Salve, scusi, lei è il bagnino di questa spiaggia?
Sì, beh, mi chiedevo se posso diventare bagnina pure io. Sto cercando un nuovo lavoro e ne avrei tanto bisogno. Così, su due piedi. Può dirmi di no, però sa, ho molta necessità e allora so nuotare in moto da quando ero piccola, insomma, ho delle qualità, so nuotare molto bene. Comunque sono solo a lavorare qui, quindi, beh, su Barry non c'è molta gente che lavora effettivamente. Ti faccio fare una prova e vedo come te la cavi. Deciderò dopo. Ok, perfetto. Lucy, allora, io devo prendere i vestiti. Senti, ti cambio ora. Così ti posso lasciare qui, puoi fare quello che vuoi nella spiaggia. Io ti starò qua a guardare perché tanto sono la bagnina, va bene? Ora mettiamo un bel costumino. Ok, perfetto. Se hai bisogno di qualcosa, sono qui. L'abbiamo messa la crema solare? Sì, giusto. Ora stai sotto l'ombrellone perché a quest'ora del giorno fa molto caldo. E hai la bottiglia d'acqua di prima? Sì, ma voglio giocare. Va bene, puoi andare a giocare in riva, però non allontanarti. Devo andare a cambiarmi i vestiti. Dammi un secondo. Ok, qua c'è una persona. Non c'è molta gente al mare ancora, sono fortunata, non è ancora luglio e quindi non tutti stanno andando al mare. Salve, devo prendere questo vestito qui, perfetto. Ora mi sono cambiata. Ok, ora mi sono cambiata molto meglio, perfetto. Lucy, perfetto, ok, devo stare attenta alla bambina perché non si sa mai. Lei è in riva, questo signore va bene. Ho dei binocoli? Sì, sono questi qua, così potrò guardare un po' meglio la riva e vedere se c'è qualcuno. Mamma mia, sono qui da stamattina, è già quasi il tramonto. Sto tizio non si è mosso, si deve essere, non lo so. Sta bene, secondo voi sta respirando? Mi avvicino da dietro. Ok, sembra che stia respirando, va bene. Oddio. Lucy! Lucy, che succede? Lucy, aspetta, sto arrivando. Aiutami, vieni qui, tesoro. Non ti preoccupare, ti spingo io in riva, ti spingo io in riva. Vieni, vieni, vieni. Santo cielo, ti avevo detto di stare qua. Mamma mia, mi hai fatto prendere un infarto. Insegnami a nuotare, tesoro, non lo posso fare ora. Devo. Oh mio Dio, Lucy, che cosa stai facendo? Ti prego, non riesco nemmeno a prenderti adesso. Mamma mia. Ok, Lucy, non lo possiamo fare ora, ok? Devo badare alla spiaggia. Per favore, ti sei divertita tutto il giorno, hai giocato nella sabbia. Mamma mia, Lucy, te lo giuro. Ti metto in punizione se continui, eh? Lucy. Fermati, cavolo! Ho bisogno di lavorare! Non posso essere cacciata pure da qua! Ti giuro che dopo ti faccio usare il tablet, va bene? Per favore, adesso dammi 5 minuti, sto per finire la giornata. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Lucy, vieni un secondo, non posso lasciarti sola un attimo. Devo stare sicura che non ti sposti più. Scusi! Uffa! Scusi, che cosa è successo? Tutto a posto? Che cosa si è fatto? Ci sono io, la posso aiutare? Tutto risolto, ho fatto io ormai. Grazie mille! Mi dispiace, stavo controllando, anche la bambina aveva bisogno di aiuto, però. Non è il tuo posto questo, se non ci fossi stato sarebbe finita molto male. Ha ragione. Senta, grazie per avermi dato un'occasione. Lucy, andiamocene. Mamma mia. Signora, sì, guardi, mi scusi se non ho potuto aiutarla prima, è una giornata difficile. Spero mi potrà perdonare. Ho sentito che sta cercando lavoro. Sì, purtroppo la casa distrutta e quindi. Grazie, mi ha dato un biglietto da visita. Questo è il mio biglietto da visita. Mi chiami, vedremo cosa si può fare. Oh, la ringrazio, grazie mille, la chiamerò sicuramente in giornata. Oh mio Dio, Lucy, siamo state fortunate, qualcuno mi ha offerto un lavoro. Allora, ora andiamo da papà e finalmente vediamo che cosa sta facendo lui, se è stato fortunato. Vieni, andiamo. Oh mio Dio, mi sono dimenticata di cambiarti i vestiti, scusami, 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 sono una madre terribile questi giorni. Ok, andiamo. Lucy, cioè, Anthony, sono un po' confusa. Tutto ok, hai trovato lavoro, vedo. Ciao, sì, pulisco gli aeroporti. Il prossimo step è pilotare gli aerei. Mamma mia, non lo so se mi farei portare a Parigi da te, che non hai mai pilotato. Comunque ho un favore da chiederti. Lucy, starai con papà. Io ho trovato un lavoro che probabilmente pagherà tanto. Però non posso tenere la bambina. Quindi, allora, ho avuto un'idea. Se con i nostri risparmi prendiamo una stanza di hotel e. Io vado a lavorare? Per me va bene. Ehi, aspetta, ma quindi vuol dire che io non lavorerò e baderò alla casa e alla bambina? Beh, sì, e io cercherò di darti una mano quando sono a casa, ma sono esausta. Non ce la faccio a tenere Lucy mentre lavoro. Beh, sono pronto. Non ti serve il cappello, stupido. Andiamo. Spero che ci sarà una stanza abbastanza carina con i nostri risparmi. Lucy, che fai? Vieni qui. Ok, eccoci qui. Allora, questa sarà la nostra nuova casa fin quando non potremo permetterci. Oh, una nuova casa!
Oh, che la nostra casa venga ristrutturata completamente. Perfetto. Ok, perfetto. Proprio qui. Benvenuti nel nostro piccolo nuovo appartamento. Perfetto, Anthony, lascio tutto a te. Ti amo tanto. Beh, è carino, lo so. Vado alla casa, io torno. Ora devo chiamare sto tizio che mi ha lasciato i suoi contatti, va bene? Allora, il numero dovrebbe essere quello giusto. Oh, che sonno. Sì, sì, pronto. Scusi, sto chiamando per il lavoro che mi ha proposto. Sono la ragazza della spiaggia. Sì? Ok, perfetto, arrivo subito. Ottimo, ha detto che vuole farmi una prova proprio ora. Quindi vi adoro tutti, state buoni, fate attenzione, ok? Vediamo qual è il lavoro che mi spetta e speriamo di poter prendere una casa nuova. Ok, raghi, a quanto pare questo ragazzo aveva un'agenzia di viaggi e quindi io mi occuperò dei suoi cavolo di aerei. Ok, per iniziare il nostro lavoro dobbiamo andare al gate 2, c'ho la carta di imbarco qui. Sì, sono la tizia del volo di Seattle. Scusi, perfetto, ok. Non mettetevi mai dietro le porte. Ok, ottimo. E ora lavorerò come hostess. Wow, perfetto, incredibile. Il mio primo giorno di lavoro. Ok, questi sono i piloti. Vedo poco, l'aereo è molto piccolo rispetto agli altri. Immagino che sia perché cioè è il mio primo giorno. Ok, stanno mettendo tutte le cose di cui abbiamo bisogno, acqua, eccetera. Grazie, arrivederci. Questa è la cabina di pilotaggio, i piloti ci sono. Ok, perfetto. Ora posso iniziare l'imbarco. Devo mettere in realtà le cose a posto. Perfetto, quindi quei tovaglioli li devo mettere qua. Ok, chiudo tutto e siamo a posto. Inizia l'imbarco, salve signori. C'è qualcuno per questo volo? Sono da sola? Oh, salve. Salve. Buonasera. Salve, buonasera, buon volo. Salve, buonasera. Salve, un piacere averla qui. Ok, perfetto, ora devo chiudere il portellone. Ottimo, qui abbiamo già fatto tutto, abbiamo messo le cose. Ok, devo chiedere ai passeggeri. Intanto devo chiudere le cappelliere, perché ovviamente non è che possiamo partire con le cappelliere aperte, lo sanno tutti. Raghi, avete mai preso un aereo? Beh, se l'avete preso sapete quali sono le regole. Chiudiamo tutto, qua ci sono dei bagagli, questo va chiuso, chiuso. Ok, abbiamo chiuso tutto se non sbaglio. Oh, ci sono delle cose da mettere qua, perfetto. Che ci devo mettere? Ok, ho messo anche i crackers a posto, perfetto. Ah no, ce ne sono altri da mettere a posto. Mamma mia, raghi, non sapevo che questo fosse il lavoro delle hostess, mettere a posto il cibo. Ok, ora mi tocca aiutare i passeggeri. Salve, allora, prima di partire, lei mi serve che alzi il suo tavolino. Non possiamo partire con quel tavolino. Lei, signora, la stessa cosa, il tavolino. Prego, può raddrizzare il sedile, grazie mille. Mi scusi, ma le devo chiedere di mettere bene la cintura. Oh, raghi, è un lavoro molto faticoso, ci credo che mi pagano un sacco. Ecco, lei col bambino può allacciarsi la cintura? Perfetto, va bene, ottimo. Signore e signori, stiamo per partire. Mi sono seduta ora perché poi dovrò portare un sacco di bevande e bibite ai passeggeri. Ok, perfetto, è il nostro momento di soddisfare loro. Vedete, hanno bisogno di un sacco di roba, le bevande, eccetera. Allora, devo recuperare il carrello. Perfetto, allora lei vuole queste. Ok, ecco le arachidi, ecco le patatine, ok, dei crackers. E la stessa cosa dobbiamo fare con le bevande. Tenga la Coca-Cola, ecco la sua Pepsi. Un po' di Sprite, un altro po' di Sprite, perfetto per lei del caffè. Scusate, ci stiamo avendo delle turbulenze. Oh mio Dio, allora devo aiutare a mettere le mascherine, ragazzi, si è aperta la porta dell'aereo. Mamma mia. Scusatemi, stiamo cercando di risolvere, non si preoccupi, non vi preoccupate. Sarà tutto a posto in un secondo. Chiaro, tutto ok, sarà tutto ok, non vi preoccupate. Ok, perfetto, tutti avete la mascherina? Ottimo, ottimo, l'ossigeno è ripartito, non vi preoccupate, stiamo facendo un atterraggio di emergenza. Ok, mamma mia, l'abbiamo rischiata grossa, devo prendere la spazzatura. Ovviamente gli ho dato un sacco di roba da mangiare e quindi dovranno buttarli da qualche parte. E ora finalmente stiamo atterrando, per favore mettetevi la cintura. Mamma mia signori, allora lei deve stare dritta e mettersi la cintura. Eppure lei si deve mettere la cintura. Abbiamo già avuto troppi problemi in questo aereo, che ne dite? Ok, finalmente sono sana e salva.
Perfetto, abbiamo il tubo del coso che si sta connettendo a noi, così potete scendere tutti. Spero abbiate avuto un ottimo viaggio con noi e la nostra compagnia. Ah, ecco, scendono da davanti. Arriviamo! Buona giornata, arrivederci, grazie per aver volato con noi, arrivederci. Arrivederci, salve. Anche a me aspetta uscire. Raghi, io lo so che questo è un lavoro difficile, però se ci permette di avere una nuova casa...